Il countdown in piazza del Plebiscito ha visto migliaia di napoletani e turisti brindare, accompagnati dal grande jukebox della musica del sud. Con l'avvicendarsi sul palco per tutta la notte di San Silvestro, un centinaio di artisti tra cantanti e musicisti. Allo scoccare della mezzanotte il consueto spettacolo di fuochi d'artificio, previsto a Castel dell'Ovo, la notte danzante dei napoletani e dei tanti turisti che hanno affollato in questi giorni la città e proseguita fino a una lunga notte di musica dance sul lungomare. Presente in piazza anche il sindaco Luigi De Magistris, che vede il suo 2018 come un anno di grande impegno per la città e dichiara: piazza piena di gente ma troppe transenne. Ma di grande impegno per la città, lavoro, entusiasmo, perché abbiamo chiuso un anno difficile con dei risultati importanti da un punto di vista normativo, è quello di migliorare sempre di più la nostra città, è l'impegno di una squadra che ci crede e di un coinvolgimento popolare che è sempre più forte. La piazza è piena, abbiamo portato la musica, ma ci sono troppe transenne. Io credo che l'immagine che viene fuori in tutto il paese è un paese che ha troppa paura. La sicurezza è un bene fondamentale del paese, ma ho l'impressione che ci sia un po' una corsa a mettere a posto la pratica e a perdere il buon senso. Vedere la piazza di Torino vuota, vedere persone che non riescono a entrare in piazza e stanno tutte accalcate dietro una transenna con, come dire, ragioni anche quindi, come dire, di mancanza di sicurezza, perché stai dietro una transenna, non c'è sicurezza. Questa è un'immagine che a me non piace. Ma come al solito, insieme alle migliaia di persone che festeggiano, si contano anche i feriti di una notte, che come ogni anno è accompagnata da follie. Poco prima della mezzanotte a San Giovanni Barra, alla periferia di Napoli, un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno sparato in aria con le pistole. Il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia è di 35 feriti. A Napoli sono state 22 persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Complessivamente il numero di feriti è in calo rispetto allo scorso anno, quando il bilancio fu di 46 persone, ma si è registrato un aumento di casi di coma etilico tra i giovani al di sotto dei 20 anni.